necessario un percorso di formazione. Un percorso di formazione, dunque, soprattutto al senso civico, effettivamente. Quindi, ad Annette, quindi il modo superiore dello Stato, il ruolo del cittadino, le diverse tipologie. Questo percorso di formazione è necessario soprattutto per noi giovani, perché siamo noi soprattutto, siamo effettivamente noi il futuro dell'Italia, comunque il futuro di tutti i paesi, e siamo noi dunque che dovremmo prendere le decisioni più importanti. Spesso però siamo proprio noi che conosciamo meno di politica, quindi se noi introduciamo questo percorso formativo al senso civico, che un tempo c'era già nelle scuole, ma che poi è stato tolto, potremmo chiaramente permette dunque la formazione di studenti più informati. Fare dunque un test, questo test non fare alla maturità come avete detto voi, ma più che altro fare alla fine della scuola d'obbligo, quindi alla fine di quei 16 anni, per formare sempre i cittadini migliori. Allora, questa disciplina credo che verrà introdotta il prossimo anno, verrà introdotta in tutta la scuola e poi sarà verificata all'esame di maturità. Quindi le conoscenze dovranno essere acquisite nell'arco di tutti i 5 anni di scuola di secondo grado e poi terminerà con delle conoscenze nell'esame di maturità. Beh, ma non tutti potrebbero arrivare potenzialmente alla maturità. Quindi noi proponiamo un percorso di studi che duri nell'arco della scuola obbligatoria, quindi fino a 16 anni. Alla fine di questo percorso di educazione civica si affronta questo test che garantisce appunto una corretta informazione di tutti i ragazzi. Infatti, secondo uno studio della SWG, circa il 28% dei ragazzi non va, maggiorenni, non va a votare perché non sono sufficientemente informati. Se a scuola si affronta una certa quantità di ore sull'educazione civica, magari lo Stato potrebbe pensare. Voi inoltre avete parlato di una sorta di provvedimento classista, comunque di divisioni di classi sociali, però ci sembra un'idea un po' superata perché avrebbe senso parlarne se fosse parlato 70 anni fa, quando ad esempio la classe sociale più ricca era associata più intelligente, mentre quelli che finivano scuola, magari frequentavano solo la scuola elementare, dovevano andare a lavorare, quindi non avevano lo stesso livello di istruzione degli altri. Inoltre le classi sociali non è che si formano sulla base di conoscenza ciò che ci circonda. Perché potremmo dire si verrebbero a creare classi sociali. Si tratta comunque di un test che prima ha una preparazione, quindi a tutti i cittadini verrebbe data la possibilità di formarsi. Innanzitutto ci terrei a precisare che la scuola dell'obbligo contiene la materia di educazione civica e cittadinanza, che poi non venga fatta dagli insegnanti è un altro discorso, perché in realtà le ore ci sono e si fa partire dalle elementari, poi anche alle medie e soprattutto nella classe della terza media. Invece riguardo alla classe sociale, non si vengono a creare classi sociali su ricchezza, su conoscenza, ma sull'importanza di un cittadino, nel senso che se un cittadino vota, sicuramente è più importante di un altro cittadino che non è riuscito a passare il test e quindi non può votare. È vero, il programma legislativo prevede l'educazione civica, ma in pratica non viene svolta, perché se fosse introdotto questo test renderebbe obbligatoria anche in pratica l'insegnamento di tale disciplina. Vorrei puntualizzare che noi non stiamo escludendo l'importanza della scuola. La scuola è la base anche per noi, semplicemente non si rende necessario un test nel momento in cui la scuola va a formare un cittadino di base che poi coltiverà queste conoscenze in future. Voglio fare un esempio che magari può sembrare semplice e banale. Un qualsiasi ragazzo che intraprende uno sport, che può essere ad esempio il calcio, riceve delle basi, delle nozioni e sa che implicitamente, essendo interessato all'argomento, continuerà a svilupparlo anche in futuro per sua scelta personale. La stessa cosa sarebbe con la scuola. Una volta che vengono date le basi al cittadino, per essere quello che viene definito un cittadino cosciente delle proprie azioni e informato, continuerà il processo di informazione, come anche precedentemente detto Canfora. Per conoscere appieno un argomento ci vorrebbe moltissimo tempo, sarebbero veramente poche le persone in grado di comprendere appieno argomenti complessi relativi alla politica, perché si va oltre a comprendere il semplice programma elettorale. Innanzitutto non dobbiamo pensare solo ai giovani, ma anche a tutti quelli che la scuola l'hanno già finita. Tutti quelli che la scuola l'hanno già finita da 20 anni non avrebbero quindi la possibilità di una formazione, come abbiamo detto. Comunque il problema è soprattutto presente nei giovani. Voi dite che esiste già un programma di educazione civica, allora perché il 36% dei giovani si registra non informato abbastanza? C'è bisogno dell'introduzione di un test? Non basta un programma di educazione civica all'interno di quello, ok? Va bene informare, ma soprattutto verificare che sia effettivamente. Avete perfettamente ragione, infatti anche noi sosteniamo l'istruzione
Manzi, il quale dice appunto che afferma l'importanza dei media per ad andare a informatizzare anche le fasce d'età che superino appunto quella dei noi giovani. Ma è proprio qua che sorge un problema: gli anziani davvero sarebbero in grado di poter esercitarsi per svolgere un test di questo tipo? Un signore di 90 anni deve smettere di votare perché non è riuscito, da impedimenti fisici o comunque mentali, a smettere di votare? Però un anziano di 90 anni si presuppone voti già da più o meno 70 anni, quindi un minimo di... E quindi il test dovrebbe essere fatto una volta nella vita, due volte nella vita, ogni quanto dovrebbe essere ripetuto? Se uno non la passasse la prima volta, sarebbe escluso a vita dal diritto di votare? In che modo dovrebbe farlo? No, certo, ovviamente sarà poi lo Stato a doversi occupare dell'organizzamento e della struttura di questo test. Intanto c'è bisogno di stabilire se effettivamente è necessario, no? Sarà poi lo Stato che si occuperà. Ma la questione del test per ottenere una sorta di diritto in realtà non si ha solo per il diritto di voto. Proviamo a pensare alla patente. Per ottenere la patente, cosa che facciamo? Ovviamente dobbiamo fare un test per tutte le conoscenze, tutte le norme della strada. Ma non solo, dobbiamo per esempio conoscere come è fatto il motore di un'auto, sebbene noi non saremo mai coloro che dovranno aggiustare l'auto. Quindi nessuno si è mai aiutato di questo test, perché ovviamente ne va dunque della sicurezza, la nostra sicurezza, dunque la salvaguardia, la sicurezza dunque sulle strade. Allo stesso modo possiamo spostare la questione sulla questione del diritto di voto. Il diritto di voto sul voto e dunque sul test per il voto. Questo test includerebbe informazioni che non interessano obiettivamente direttamente al cittadino, per esempio come è fatto in Parlamento, eccetera, perché non è il cittadino che detiene fin da subito questo potere. È vero questo, tuttavia anche con l'auto appunto noi studiamo, quindi le macchine, i motori, eccetera, non dobbiamo direttamente fare ciò. La patente non è un diritto alla base della democrazia e la patente ha dei quesiti che vengono messi online, quindi l'esperienza scolastica anche ci dimostra che l'abitudine a sostenere test sia fondamentale per superarli con esito positivo. Ma in questo modo, se noi andiamo a diffondere i quesiti online, ci sarebbe appunto la probabilità di copiare le domande, di essere allenati senza in realtà sapere veramente quello che si va a verificare. Però voi proponete dunque un programma di educazione al termine del quale non verrà verificato se i giovani o i cittadini hanno comunque appreso ciò che hanno studiato. Allora si torna al punto di prima, perché magari moltissima gente non si preoccuperà neanche, non essendo poi valutato nello stesso.